Siamo qui con il Faculty Advisor, il professor Marco Casini. Si è conclusa la Derivable 2 e facciamo il punto quindi sul progetto e sulla competizione. Sì, certo, abbiamo la seconda delle nostre consegne, forse la più importante ad oggi, in cui i ragazzi si sono dovuti impegnare nel progetto vero e proprio. Quindi, passata la fase iniziale in cui ci siamo concentrati su alcuni aspetti di comunicazione di sito web, i ragazzi si sono messi al lavoro per progettare la casa del futuro, quindi sia gli elaborati architettonici che quelli degli impianti, i pannelli fotovoltaici, gli impianti termici, gli impianti meccanici per le acque, e anche abbiamo cominciato a ragionare su quella che è poi la struttura esterna, l'uso del verde, eccetera. È stato un lavoro duro, i ragazzi sono impegnati molto, hanno lavorato con costanza, siamo soddisfatti di questo primo risultato e finalmente possiamo far vedere qualcosa del progetto. Fino adesso era ancora in itinere, quindi non visualizzabile, non trasferibile all'esterno. Ora siamo pronti a trasferire i primi risultati e quindi a poterlo far vedere a tutti quelli che fino ad oggi ci hanno chiesto: ma insomma, ma com'è questo progetto? Si può vedere cosa ha di particolare? E quindi siamo finalmente pronti. Adesso ho dato ai ragazzi qualche giorno di riposo per, diciamo, riposarsi dal grande lavoro, però ci rimetteremo subito all'opera perché abbiamo un importante workshop internazionale a Dubai, questo alla fine d'aprile, il 23 e 24, quindi saremo impegnati in un evento che ci vedrà protagonisti a livello internazionale per poi avere una consegna ancora più importante di questa che abbiamo appena concluso per la metà di settembre. Quindi i ragazzi si riposeranno un po', poi si rimetteranno al lavoro per andare avanti nel progetto. La ringrazio.